Cari amiche e cari amici, buonasera. Un minuto di silenzio. I did it again. Allora, penso che... Pausa gatto. Un minuto di silenzio. Lo so. L'ho fatto ancora. Cari amiche e cari amici, bentornati in un mio nuovo video haul. Sono Sara e vi do il benvenuto in questo video. Allora, lo so. È il terzo haul. Ma ho una scusante. Siccome io ritornerò a lavorare e il luogo dove lavoro richiede una pseudo divisa, quindi il dress code dice che devo avere una maglietta bianca e un paio di pantaloni neri, non avevo magliette bianche. Allora, questo è un crop top, quindi non è affatto adatto all'ambiente lavorativo, e io al momento in cui fondamentalmente ho avuto questa notizia possedevo una sola maglietta bianca, che è un po' poco, e quindi ho pensato: qual è un posto dove posso trovare tanti negozi di fast fashion, quindi comunque con un costo relativamente basso, per poter trovare queste magliette? La prima cosa che mi è venuta in mente ovviamente è Arese, perché a Como non c'è niente di tutto quello che ho appena nominato. Invece lì, ovviamente, avendo così tanti negozi, sicuro qualcosa si trova. Chiaramente, avete già visto, sono andata da Primark. Ho comprato 4 pezzi. Allora, il primo che vi faccio vedere è quello attinente a LOL. Scusatemi, vedrete tutto con le pieghe, sono sgualcito, perché adesso va diretto in lavatrice. E se riesco, girerò anche delle clip con le cose indossate, così vedete più o meno com'è l'effetto. Allora, la prima t-shirt che vi faccio vedere è questa. Questa più che altro è una piccola blusa, una blusina. È costata 7 euro e io ho acquistato la taglia italiana 40. Non ha nessun tipo di cucitura tra la manica e il busto, quindi non ha come questo, ecco. Un stesso modello qui non ha niente. Sono due pezzi di tessuto cuciti insieme. Ha lo scolo a V, che è l'ideale per le fisicità in cui c'è un po' di seno, in modo tale che l'attenzione non ricada necessariamente sul seno. È un tessuto 100% viscosa. Il fondo, come notate, è un pochettino sfondato. Rimane una vestibilità un po' oversize. La seconda cosa che vi mostro è un capo che non c'entra nulla col lavoro, ma fa bene l'umore. Allora, è questo shortino. Il colore è un colore quasi fluo. È un rosa shocking ed è bellissimo. Allora, come vedete, la taglia è l'XS ed è costato 3 euro. Io non l'ho provato, quindi spero di imperarci. Se sono decente, questo ve lo farò vedere indossato, altrimenti fondamentalmente... diciamo che credo possiate immaginarvelo. Allora, intanto questa è una vera culisse, perché qua si può effettivamente stringere questa fettuccia. Adoro questa linea di pantaloncino perché secondo me slancia avendo il fianco con questo tipo di lavorazione, quindi questa riga e questa differenza di livelli, diciamo, tra fronte e il retro contribuisce a slanciare un po' la gamba. Siccome la mia gamba non è affatto slanciata, l'effetto è sicuramente a mio favore. Seconda cosa che ho comprato al di fuori della divisa è questa bustina bellissima. Chi non ama gli Aristogatti? E soprattutto, quale ragazza non ama Minù? Io l'ho presa, speravo di usarla per riporre magari anche lì dove lavorerò quello che sono un po' tutte le mie cose, è un necessario, insomma, per non so, lo spazzolino dentifricio dopo la pausa, i fazzoletti e tutto quello che può necessitare una donna.
Però, essendo bianca, forse credo che questa la terrò a casa e ne porterò un'altra lì. Perché ho visto, guardando dentro, che tecnicamente questo non dovrebbe essere lavabile. Il prezzo è di 6 euro. Poi ho comprato un'altra cosa che in realtà è una cosa molto utile e che effettivamente mi mancava. Ecco qui. Questo coordinato è un coordinato per chiaramente un letto matrimoniale, perché è quello che io ho in camera. Ha due cuscini, due fodere per cuscino e la sacca per il piumino. Io avevo comprato un piumino che fondamentalmente era composto da due parti che si possono agganciare, quindi c'è una più leggera e una un pochino più pesante. Quindi di fatto quella un pochino più leggera credo resterà ancora per un po', perché fa ancora freddo, quella pesante l'ho già riposta. Quello che mi ha stregato è la fantasia. Allora, questo è retro intanto. E la fantasia la vedete bene qui. Il prezzo è di 16 euro. Era molto bello perché l'ho visto proprio esposto. Quindi ha colto subito l'attenzione, questa macchia di colore bellissima che ha questa fantasia un po' etnica. Tra l'altro c'erano anche i cuscini in velluto, però per 10 euro mi sembravano un po' fuori prezzo. Poi sono stata da H&M e da H&M ho comprato quattro cose. Due rulli che costano 1,99 euro l'uno e tutti sapete che se avete dei gatti vi salva la vita, perché i peli dei gatti fanno ovunque. Io di norma, prima di uscire, faccio un giro perché, volente o nolente, dalle calze alla maglietta ho peli di gatti. Il trick che uso è quello di comprarli con i manici colorati, possibilmente di colori forti, perché cadono sempre per terra, dietro la scrivania, dietro il mobile, vanno a finire sotto magari i vestiti, quindi così almeno saltano all'occhio. E poi ho comprato due magliette uguali. Queste sono costate 4,99 euro ed è un 100% cotone. Ecco qui. Questo modello super classico con lo scollo a V, come vi ho già detto. Il fondo è stondato, il retro è leggermente più lungo e la manichina è corta, molto corta. E un pochettino ampia, non è di quelle super aderenti al, stavo dicendo, al polpaccio. Insomma, super aderenti su questa parte del nostro corpo. Ultimo negozio in cui sono andata non poteva che essere Zara. Da Zara ci sono andata quasi a colpo sicuro, perché bene o male nel corso del tempo ho sempre visto che questo tipo di prodotto si trova facilmente. E in questo caso non vi farò vedere il pezzo forte perché è l'ultimo, che ho già indossato ieri sera. Procederei invece con le solite t-shirt. Allora, la prima è questa. È un modello che veste oversize, quindi se vedete la spalla è un po' oltre la mia reale, proprio perché veste ampio. La manica è decisamente larga. Lo scollo è rotondo ed essendo ampio non mi dà l'idea di soffocamento. Rimane un pochettino lunghetta e in questo caso la parte frontale è un po' più lunga rispetto a quella posteriore. Seconda maglietta di Zara. Ah, non vi ho detto, scusate. Allora, il prezzo è 7,95 euro. Ho preso una small, ma questo non so che l'avevo già detto. Fa parte della linea Joy Life, che ha prodotti 100% in cotone. Ovviamente fa parte della collezione Basic. Poi, questa è una delle mie magliette preferite. Fa sempre parte della linea Join Life, quindi 100% cotone. Costo 5,95 euro, taglia small. Sempre piuttosto ampia, manica corta piuttosto comoda. La caratteristica in questo caso è che il fondo posteriore è più lungo rispetto all'anteriore e quindi questo rende perfetto per essere indossato con i leggings, che sono molto comodi in momenti in cui per esempio bisogna
spostare, movimentare il magazzino, perché comunque un pantalone comodo. E quindi secondo me, se non è un tessuto trasparente, si presta. La natica coperta è l'obbligo. Nonostante sia un girocollo, che io li odio, perché, ripeto, una cosa così a me mi dà l'idea di oppressione, risulta molto comoda. Ultima maglietta, che è una maglietta a cui non avrei dato una lira. È quella che ho pagato un po' di più, se non sbaglio il prezzo è 9,95€, in questo caso ho preso una M. Ho preso una M perché è un modello un po' più aderente. Allora, questa è la magliettina. Lo scollo è a V, piuttosto profondo. La manichina anche qui è abbastanza cortina, in questo caso rimane un pochino più aderente. E ha tutte le costine che la rendono molto molto più confortevole in vestibilità. Allora, rimane un pochettino più aderentina, quindi di conseguenza un pochino più trasparentina, quindi se anche rimane meno attaccata al corpo, in questo contesto è decisamente meglio. Ultimo pezzo, che è il re di questo haul, è una gonna. Io l'ho vista forse sul sito e subito mi sono innamorata. Poi l'ho vista in negozio e lì ancora peggio, è stata un po' la mia idea fissa. Insomma, poi ieri l'ho vista, l'ho provata e non ho potuto lasciarla lì. Allora, intanto questo è il cartellino con il prezzo. Prezzo altissimo, perché secondo me per una gonna è parecchio, però c'è anche da considerare che di materiale ce n'è veramente tanto, perché essendo una maxi gonna, comunque rispetto alle gonne corte che costano un po' meno, se proprio dovessi fare un paragone ha un senso. Come vedete ci sono 3 scaglioni di taglie, però non sono così importanti, perché è una gonna che invita l'elastico. E la gonna in oggetto è questa. Ok? Questo è l'elastico e la gonna è a base. Allora, la cosa che mi è piaciuta è il colore. Non è scuro come lo vedete, rimane leggermente più chiaro, un bellissimo celeste. Credo che questi fiori siano dei papaveri, però dovrei chiedere a mia mamma perché è lei l'esperta. Visti così sembrerebbero dei papaveri. Questo fondo azzurro col disegno bianco la rende molto estiva, molto fresca, ed è un capo che effettivamente indossato è molto pratico. Ha le tasche, quindi è molto comodo. Per me che sono bassa, ovviamente è un capo che tendenzialmente va portato a vita un po' altina, perché sennò la dovrei far accorciare in lunghezza. Il trucco, se non si vogliono mettere i tacchi, con i tacchi va bene invece, è quello di rigirare una volta l'elastico, quindi se siete come me basse potete tenere la vita piuttosto alta ma non altissima rigirando l'elastico. Ciao. Allora, chiaramente il momento in cui pensate di rigirare l'elastico, togliete questa etichetta. È cucita, se poi volete la ricucite magari sotto, però consiglio di toglierlo. Ok, adesso è arrivato il mio cameraman di fiducia, il mio nuovo cameraman di fiducia, che vi farei vedere la sua espressione, è mia mamma. Mi sta guardando per dire ma perché mi è capitata sta sfiga. E vi ringrazio per la visione, seguiranno le clip con i capi indossati, quindi niente, ci vediamo tra qualche minuto.